Cagliari punti 43, Internazionale 39, Juventus 38. E ora ancora il Bari all'attacco, che il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper Barese, cerca di superarlo in dribbling e entra in aria, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno. L'allenatore della squadra, Manlio Scopigno, è stato l'uomo che ha saputo amalgamare e condurre la squadra al massimo traguardo nazionale. Con lui va ricordato Ugo Conti, che ha guidato i giocatori durante la ben nota squalifica di Scopigno. Enrico Albertosi, portiere, ha 31 anni e da due stagioni nel Cagliari fa parte dell'elenco dei 40 azzurri per il Messico. Mario Martiradonna, terzino destro, ha quasi 32 anni e milita nel Cagliari dalla stagione 62-63. È un giocatore molto combattivo e tenace. Eraldo Mancin, terzino sinistro, la scorsa stagione aveva conquistato lo scudetto con la Fiorentina. Ha giocato soltanto 7 partite, sostituendo Zignoli o altri. Pierluigi Cera, mediano destro, è solitamente capitano della squadra. Ha 30 anni e farà senz'altro parte della comitiva azzurra in Messico. Ha ricoperto spesso il ruolo di libero. Comunardo Nicolai, stopper, ha 24 anni e mezzo ed è il più giovane titolare del Cagliari. È anche lui inserito nella lista dei 40 azzurrabili. Del Servaglio Claudio Olindo, alias Nenè, mediano mezzala, 29 anni, è l'unico straniero del Cagliari, è uno dei punti di forza del centrocampo. Angelo Domenghini, alla destra, ha 29 anni ed è la sua prima stagione con la maglia rossoblu. Come Albertosi e Gori ha disputato tutti gli incontri di campionato siglando 7 reti, è nazionale. Mario Bruniera, mezzala, ha poco più di 24 anni ed è stato inserito nei 40 azzurrabili, in possesso di grandi mezzi tecnici. Sergio Gori, ha 24 anni, centravanti di manovra, e anche lui fa parte dei 40 selezionati per il Messico. Quest'anno ha segnato 5 gol. Ricciotti Greatti, mezzala, 30 anni e mezzo. Con Cera, Nenè e Domenghini costituisce uno degli uomini chiave del centrocampo. Luigi Riva, ala sinistra, ha 25 anni e mezzo, goleador della squadra. Guida la classifica dei cannonieri con 19 gol. A questi 11 atleti che vi abbiamo presentato sono giunti coloro che oggi non erano in campo ma che hanno giocato durante il campionato: i difensori Zignoli, lo sfortunato Tomasini, vittima di un grave incidente, Poli, qui in panchina, e l'attaccante Nastasio. Questi dunque sono gli uomini che hanno portato il Cagliari alla conquista del primo scudetto. Keep us together.
the one.